Avete mai visto strutture simili? Vorreste averne una nel vostro giardino? Magari queste sono strutture un po' troppo grandi. Sicuramente ne potreste avere una più piccola, ma soprattutto la potreste fare voi. Questi si chiamano bug hotel o hotel per insetti. Vengono costruiti e inseriti in parchi, orti, giardini, molto conosciuti nel nord Europa, ma anche in Italia ormai si stanno diffondendo un po' ovunque. I bug hotel possono avere strutture molto grandi, come questo, oppure molto più piccole, possono essere costruite con materiali molto diversi, materiali naturali o materiali di riciclo. Saranno molto importanti per attirare numerosi impollinatori, utili alleati per orti e giardini. Nel bug hotel gli animali troveranno un rifugio per l'inverno, uno spazio dove poter fare il nido, oppure semplicemente dove rifugiarsi per riposarsi. I bug hotel devono essere costruiti in modo particolare. Devono avere un tetto per ripararsi dalla pioggia, devono avere un retro per riparare dal vento, possibilmente devono avere delle pareti chiuse in cui l'aria non passa e devono essere divisi in settori in modo da poter mettere gli elementi diversi e soprattutto, la cosa più importante, devono avere una certa profondità. 19-20 centimetri potrebbe essere la profondità ideale per il vostro bug hotel. I bug hotel possono essere costruiti in vario modo. Possono essere assemblati prendendo delle assi non trattate, oppure possono essere riutilizzate delle cose che avete a casa. Ad esempio, una cassetta della frutta potrebbe andare bene, oppure una cassetta dei vini fatta di legno, oppure semplicemente dei rotoli di carta, l'interno dei rotoli. La cosa importante è appunto che abbia una certa dimensione e una certa profondità, come dicevamo prima. Una volta assemblata la struttura, dovete dividerla in più parti, come volete, potete sbizzarrirvi. I materiali che potreste utilizzare per riempire il vostro bug hotel potrebbero essere, ad esempio, delle pigne, delle cortecce, delle canne di bambù, oppure anche, per esempio, delle canne di sambuco potreste utilizzare. O prendere dei tronchetti e forarli con un trapano con punta da 8-10 mm. Una volta scelto il materiale che utilizzerete per riempire il bug hotel, dovrete iniziare un'operazione di incastro vero e proprio, perché ovviamente dovrete adattare il materiale che avete all'interno dei fori. Iniziamo a riempire il primo settore del bug hotel e per farlo utilizziamo dei tronchetti forati, tipo questo. Li prendiamo e dobbiamo posizionarlo a scelta dentro nel foro, in questo modo. E il primo è stato posizionato. Partiamo ora a riempire con altro materiale. Potremmo utilizzare un altro tronchetto forato, tipo questo, e qui dovremmo provare dove posizionarlo, perché, come dicevo, è tutta una questione di incastro. Procediamo a riempire i buchi con delle canne di bambù. Ne prendiamo un certo numero, stando attenti di avere il foro a disposizione. Le canne avranno dimensioni diverse e questo sarà molto importante perché attireranno insetti di dimensioni diverse. Se per caso il foro non è abbastanza aperto, potrete prendere una sottile lima e aprirlo maggiormente in modo che non ci siano delle schegge o delle impurità che impediscono all'animale di entrare. In questo caso vi dovrete divertire proprio ad incastrare le canne
e a trovare quella giusta. Ovviamente le canne più brutte le scartate. Il primo settore è concluso. Il secondo settore lo riempiamo con le cortecce e le posizioniamo una parallela alle altre. Anche in questo caso dovrete cercare di incastrarle in modo che ce ne stiano il più possibile. Il terzo settore lo riempiamo con le pigne. Metterete le pigne alla rinfusa e poi, per evitare che cadano, metterete una rete di plastica, come in questo caso, oppure di metallo che potete comprare da un ferramenta. Ovviamente la retina la dovrete inchiodare con dei piccoli chiodini. L'ultimo settore lo potrete riempire con qualcosa fatto direttamente da voi. Dovrete in questo caso prendere della creta, distenderne un sottile foglio, prendere delle provette trasparenti e con le provette fare 4 fori. Ovviamente dovrete prima prendere le dimensioni del foro del bagatel. Metterete 4 chiodini per sostenere la struttura. Farete anche un piccolo foro centrale in cui legherete uno spago, anche un chiodino, in modo da poterlo poi sollevare agevolmente. Perché utilizzare delle provette trasparenti? In questo modo sarà facile per voi andare a vedere quello che capita nel loro interno. Ricordatevi che per allestire un bagatel potrete utilizzare molto altro materiale, tipo la paglia, pezzi di coccio, pezzi di mattone o molto altro. Tuttavia potrete trovarlo anche in commercio, già ben allestito, ma ricordatevi che potrebbe non avere le dimensioni adeguate. Un bagatel troppo sottile, infatti, potrebbe non essere molto ospitale. Una volta terminato l'allestimento del bagatel, dovrete posizionarlo. Dovrete metterlo a sud-est e soprattutto dovrà essere appeso almeno a un metro e mezzo d'altezza. Il bagatel non va mai posizionato per terra. Una volta posizionato, il bagatel inizierà ad essere visitato da tutti gli insetti che potrebbero essere ospitati. Ad esempio, nelle canne e nelle provette arriveranno delle api solitarie, tipo osmie, megachili. Nelle pigne e nelle cortecce arriveranno invece insetti coleotteri, tipo carabidi, oppure forbicine. Una volta finito l'allestimento del vostro bagatel, il divertimento continua. Potrete prendere una lente di ingrandimento e potrete osservare da vicino gli animali che arrivano nel vostro bagatel.